Amici, concludiamo con il presidente del Sant'Antonio Abate, con Giuseppe Bertolomo. Giuseppe, buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera. Giuseppe, ti abbiamo visto molto sorridente e felice stasera. Ti sei abbracciato un po' quasi tutta la squadra. Com'è andata? Vabbè, il risultato parla chiaro, diciamo, sono soddisfatto pure perché oggi giocavamo con metà squadra fuori e è stato ancora più importante vincere così perché significa che comunque insieme al direttore, al mister abbiamo costruito una rosa completa, insomma. Che cosa pensa un presidente quando il primo tempo si chiude con l'1-0, dagli spalti si sperava che si mettesse il risultato al sicuro subitissimo sul 2-0 e così è stato, presidente? Sì, guarda, di solito quando le partite pure sul 2-0 non sono mai concluse, soprattutto le partite in casa, non lo so perché finiscono sempre 2-2, invece oggi l'abbiamo gestita bene con tutte, diciamo, le defezioni che ci sono state prima della partita con gli infortunati squalificati, quindi devo fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi, soprattutto quelli là che giocano un po' meno, che oggi hanno dato una grossa mano. Oggi abbiamo fatto esordire dei ragazzi della Juniores, portati anche in panchina e Abbiamo va visto bene. tantissime sostituzioni, insomma bisogna dare merito a questo mister, si è visto un bel gioco, sia nel primo ma soprattutto anche nel secondo tempo, Presidente. Sì, ma noi lo sapevamo che il nostro mister era una garanzia a 360 gradi. Ti ripeto, sono abbastanza soddisfatto, sono molto soddisfatto appunto per la prestazione anche delle seconde linee. Era importante fare, diciamo, risultato oggi per uscire un po' con i nostri Dalla media valori. classifica. Sì, io penso che dobbiamo fare un campionato di metà classifica, poi con molta tranquillità, poi se viene qualcosa di migliore meglio, però noi dobbiamo restare con i piedi per terra e soprattutto comunque in questi mesi si è creato veramente un bel gruppo, una famiglia eppure magari qualche voce al di fuori non ci attacca, insomma, perché veramente questo è un gruppo coeso e la maggior parte sono giocatori che stanno con noi da anni, poi insieme al mister abbiamo al nuovo direttore la Tour abbiamo integrato con nuovi giocatori, quindi dobbiamo continuare su questa strada. Mister, ci sono state delle inutili critiche all'inizio quando si giocava ancora in Coppa Italia, non so se lei si ricorda. Stasera bisogna dare merito al pubblico, spalti pienissimi, forse anche dalla vicinanza data dal Marra, ma soprattutto grande supporter dei Sant'Antonio Abate. Ma il mio obiettivo, sono anni che lo dico, è riempire sempre di più lo stadio e piano piano ci stiamo riuscendo. Poi ovviamente quando ci saranno i lavori in questo stadio si farà un altro tipo di pensiero, insomma, però per il momento dobbiamo continuare su questa strada uniti senza farci sfidare da pettegolezzi inutili perché non fanno bene e noi dobbiamo pensare solo alle cose concrete. Insomma, uniti si vince e alla prossima. Grazie. Arrivederci.